tsunami che hanno disintegrato i nostri migliori sistemi difensivi. Il livello di devastazione era incredibile. Vulcani che uccidono milioni di persone. È meglio non farsi sorprendere da questi flussi, perché finireste carbonizzati, soffocati e schiacciati allo stesso tempo. Terremoti che ci svelano i segreti più reconditi del pianeta. E epidemie capaci di ridurre l'umanità sull'orlo dell'estinzione. Il medico mi ha dato un'occhiata e poi mi ha detto: lei ha la peste bubbonica. Ma quale catastrofe ha avuto l'impatto maggiore? Stiamo per rivelarvi la top 10 delle catastrofi naturali che hanno cambiato il mondo. Un disastro naturale. Il momento in cui la forza della natura si abbatte sull'umanità, con conseguenze tragiche. Ora, assieme ad alcuni dei migliori esperti, abbiamo compilato una lista dei 10 disastri più devastanti mai avvenuti nel nostro pianeta. 2, 1! I disastri sono classificati in base alla portata, alle conseguenze a lungo termine, al bilancio delle vittime e ai costi economici dei danni che hanno causato. La nostra lista si apre con la stagione dei tornado del 2011, che la meteorologa Karen Kosiba colloca senza esitare nella top 10. È primavera negli Stati Uniti. Abbiamo un tornado nella zona di Ashtola, Texas. Un'ampia fetta di terra dal Texas alle praterie del Canada si trasforma nel Tornado Alley, il corridoio dei tornado. Non vi fermate, correte! Via, andatevene! In questa parte del mondo le trombe d'aria sono di casa. Ma la crisi del 2011 è straordinaria. Porca vacca! Sentivamo la casa che si stava sgretolando. Il legno, le pareti. Mia moglie ha dovuto aggrapparsi alle tubature perché veniva risucchiata verso la tromba delle scale. Guardate! Che disastro! Raccolgo dati da più di 7 anni e non ho mai visto niente di paragonabile al 2011. I meteorologi come Karen stanno appena cominciando a capire come si forma un tornado. Conosciamo gli ingredienti che devono combinarsi per formare le tempeste che danno vita ai tornado. In particolare sono richieste 3 condizioni. Prima di tutto è necessaria una massa d'aria molto instabile. Inoltre serve un wind shear, la forte variazione dell'intensità del vento ad alta quota nell'atmosfera. E terzo, serve un innesco, una forza che scateni queste tempeste. Nel 2011 tutti questi 3 fattori sono presenti e contribuiscono a creare una perfetta incubatrice per tornado. A inizio aprile un'enorme perturbazione meteorologica si forma sugli Stati Uniti sudorientali, dando vita a una serie di trombe d'aria. Solo in minima parte erano fenomeni violenti, ma ce n'erano parecchi. Purtroppo nel 2011 i tornado violenti hanno interessato città più grandi ed è stato in quei casi che si sono verificate le situazioni più drammatiche e molte persone sono rimaste uccise o ferite. 25 aprile. L'inizio di una serie di tempeste che provocheranno 343 tornado in meno di una settimana, con la morte di 321 persone. È uno dei più devastanti nella storia degli Stati Uniti. Una serie mostruosa di tornado, probabilmente la peggiore del suo genere. Il 27 aprile una feroce tromba d'aria si abbatte su Tuscaloosa, Alabama. Si tratta di un grosso, violento tornado che è diretto sul centro di Tuscaloosa. Mettetevi tutti al riparo.
venti che sfiorano i 300 km orari provocano la morte di 65 persone. In alcuni casi la devastazione è stata totale. Non è rimasto niente. Dopo i terribili eventi dell'aprile 2011, l'inizio di maggio è stranamente tranquillo. Finché il 22 maggio non si forma un enorme tornado. Sul suo percorso c'è Joplin, Missouri. Mia figlia è uscita dalla sua cameretta e ha chiamato un'amica di mamma, ha detto che arriva un tornado, dobbiamo riportarla a casa. Tim Barto, che risiede a Joplin, nel tornado alley ci è cresciuto. Ma anche lui è sorpreso dalla violenza della tempesta. Nel giro di un paio di minuti sono scattate le sirene. Sta passando proprio qui davanti. Fossi in voi, accenderei le sirene. Accendete le sirene! Il tornado si fa strada attraverso i sobborghi sud-occidentali di Joplin. Non mi importa che succede, non mi interessa. Vattene via, devi andartene. Con pochi secondi a disposizione, Tim Barto e la sua famiglia corrono al riparo. Mentre giravo l'angolo per scendere nel seminterrato, quella parte della cucina si stava sgretolando. Entra subito! Forza, presto! Entra in bagno, corri! Sentivamo questo suono sempre più forte. Qualcuno lo ha paragonato a una locomotiva, anzi a 10 locomotive. C'erano rottami, melma, pioggia, vetro, pietre e mattoni. Dalla porta arrivava di tutto e ci volava tutto attorno. E in quel momento mi sono reso conto che il tornado stava passando proprio sulle nostre teste. Sentivamo la casa che si stava sgretolando. Ho pensato, non c'è nulla che ci protegga dal vortice del tornado, a eccezione di un pavimento di assi in legno dello spessore di 2 centimetri. Naturalmente il resto della famiglia era in lacrime, erano isterici. Vi voglio bene a tutti. Sì, vi voglio bene anch'io. Le forti correnti ascensionali a ridosso della superficie sollevano ogni tipo di detriti. Sollevano case, auto, creano un ambiente molto pericoloso. I tornado sono davvero una delle forze più devastanti di madre natura. Gli abitanti di Joplin hanno sperimentato in prima persona la devastazione causata dall'impatto di un tornado di classe EF5. La zona sud di Joplin è stata rasa al suolo, case distrutte, gente spazzata via. Ci saranno senz'altro delle vittime, è un disastro. È sparita! In quel momento non sapevo quanto fosse grave, sapevo solo che eravamo sopravvissuti all'impatto. Incredibile, guarda le case. Solo a quel punto sono uscito a vedere cos'era successo. I venti hanno superato i 300 km all'ora. L'energia rilasciata è stata pari all'esplosione di una bomba da 10 tonnellate. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Oh, vieni qui, piccolo, vieni, cucciolo, vieni. La casa era distrutta, la cucina era devastata e dentro c'erano pezzi di altre case. E si vedevano tutti questi ammassi di macerie, da cui magari spuntava un braccio oppure una gamba. A quel punto la mia famiglia è scoppiata in lacrime. Con le sue 158 vittime, il bilancio del tornado di Joplin è il più tragico da quando sono iniziati i conteggi. E con più di 2 miliardi di euro di danni, è uno dei più pesanti anche dal punto di vista finanziario. Ad aprile si formano 758 trombe d'aria, un numero mai registrato in un solo mese. È per queste ragioni che Karen Kosiba inserisce la stagione dei tornado del 2011 nella nostra classifica dei disastri naturali. Abbiamo avuto molti tornado, soprattutto in aprile e maggio. Molti hanno colpito aree densamente popolate. Non parliamo di fenomeni ordinari, ma con venti di intensità forte. Questi fattori hanno contribuito a rendere la stagione così devastante.
Marzo 2011. Un enorme terremoto scuote il mondo sul suo asse. Epicentro, 65 chilometri al largo delle coste del Giappone. In Giappone le scosse sono frequenti e il paese dispone di straordinarie tecnologie antisismiche. Pochi minuti dopo il sisma, i sensori individuano un enorme tsunami che si avvicina alla costa del Giappone settentrionale. Le sue conseguenze sconvolgeranno il mondo intero. La distruzione è stata totale, ha raso tutto al suolo. Il sisma e lo tsunami del 2011 in Giappone costituiscono il disastro più costoso di tutti i tempi. Ed è per questo che l'ingegnere costiero Allison Raby li inserisce nella top 10. Il Giappone è stato colpito spesso da grandi maremoti. Infatti, la parola tsunami è giapponese e significa onda contro il porto. A causa di questi precedenti, il paese dispone dei più sofisticati sistemi di protezione del pianeta. Il Giappone sorge in corrispondenza di quattro importanti placche tettoniche. Per questo la regione è geologicamente instabile. E i giapponesi sono così ben preparati ad affrontare questa minaccia. Ma allora cosa è andato storto nel 2011? I problemi cominciano l'11 marzo. I sistemi di allerta sismica preannunciano un forte terremoto di magnitudo 7.2. Viene dato l'allarme. Chris Alderson vive in Giappone da 13 anni e ormai considera certi eventi parte della vita quotidiana. I terremoti sono così frequenti che la gente non ci fa molto caso. Alcuni sono così modesti che a stento se ne parla. In altri casi si drizzano le orecchie, si fa notare la cosa ai colleghi e poi si torna al lavoro. Alle 14.46, ora locale, arriva il terremoto. Manda fuori un paio di troupe. È di magnitudo 9 e ha un'energia quasi 1000 volte più potente del previsto. Ti aspetti che la scossa passi come al solito e invece è aumentata in potenza e intensità. Non era mai capitata una cosa del genere. Questa è davvero forte. È il più forte sisma della storia giapponese. Uno dei 5 più potenti mai registrati. L'epicentro del terremoto è a 65 chilometri dalla costa orientale del Giappone, dove una sezione di 300 chilometri della crosta terrestre si è spostata in alto di circa 5 metri. È un evento sismico noto come sovrascorrimento sottomarino. La forza delle onde d'urto è così potente che il Giappone si sposta di 2,5 metri e l'asse dell'intero pianeta è di circa 18 centimetri. Nonostante la magnitudo del sisma, le misure precauzionali limitano i danni. La popolazione giapponese è molto ben informata sul comportamento da assumere durante questi disastri. Perciò c'era una diffusa preoccupazione, ma non il panico che ci si potrebbe attendere. A quanto pare la tecnologia ha protetto i giapponesi. Ma il terremoto è solo la prima fase della catastrofe che dovranno affrontare quel giorno. Perché il sisma ha provocato uno tsunami che è diretto sulla costa settentrionale del Giappone. L'ingegnere costiero Allison Raby ha studiato le condizioni che nel 2011 hanno prodotto uno dei peggiori disastri del suo genere e che fa parte della nostra lista. Ora simuleremo l'evento di sovrascorrimento con l'aiuto di questa tavola pieghevole qua sotto. Questa tavola rappresenta il bordo della crosta terrestre che si solleva in questo tipo di rottura. Faremo scattare verso l'alto questa placca, che solleverà un'enorme quantità d'acqua. 3, 2, 1. In mare aperto l'onda iniziale è relativamente modesta. È alta solo 1 metro. Man mano che si avvicina alla costa e ai fondali più bassi, comincia lentamente a crescere in altezza.
I giapponesi, fin troppo consapevoli delle enormi onde provocate dai terremoti, hanno dei sofisticati sistemi di allerta tsunami. In Giappone, quando c'è uno tsunami, scattano automaticamente degli allarmi che vengono diffusi sui telefonini e ritrasmessi dalle stazioni televisive. La popolazione sa subito cosa sta succedendo. Lungo la costa nordorientale del paese, la popolazione comincia a evacuare o raggiungere i rifugi di zona. Il Giappone aveva una delle coste meglio difese dell'intero pianeta. E qui abbiamo ricreato alcune aree costiere del paese. Raby e la sua squadra hanno ricostruito alcune città della costa e le loro barriere difensive per esaminare come hanno resistito all'impatto dello tsunami. Cominciamo qui, nella città di Kamaishi. Kamaishi era un porto dalle acque profonde e aveva il più profondo frangiflutti al mondo. Questa struttura proteggeva un'enorme acciaieria e una popolazione numerosa. Più a sud abbiamo l'agglomerato urbano di Minaminsanriku e qui abbiamo riprodotto una delle strutture verticali di evacuazione. Era indicata chiaramente per consentire alla gente rimasta a terra di poter sfuggire all'onda in arrivo. E poi ci spostiamo sulle spiagge. Questi tratti erano protetti da barriere di cemento e, più dietro, da foreste di pini. Erano concepite per proteggere gli insediamenti all'interno. I giapponesi hanno preso un rischio calcolato. Le loro fortificazioni sono progettate per resistere solo a onde alte fino a 12 metri. Ma lo tsunami che si avvicina è mostruoso. Sfiora i 40 metri. Questa è troppo alta. Non si ferma. Venite su. Sbrigatevi. A Tokyo, Chris Holderson è sconvolto da ciò che sta vedendo. Guardavamo sullo schermo le immagini di centinaia di migliaia di persone che perdevano la casa e venivano strappate alla loro vita di tutti i giorni. E all'inizio non riuscivamo a crederci. Alison Raby ricrea lo tsunami in miniatura. Confrontando i filmati di ognuna delle città colpite dal disastro con gli effetti sul modello, la dimostrazione può aiutarci a capire perché le migliori difese al mondo hanno fallito in modo così catastrofico. Non soltanto gli alberi non sono serviti a fermare l'onda, ma i ceppi si sono aggiunti al flusso di detriti, rendendo lo tsunami ancora più letale. Il rifugio di Minaminsanriku rimane intatto. Ma molte strutture simili sono troppo vicine alla riva e più di 100 finiscono sott'acqua. Dopo il passaggio dell'onda, la sofisticata barriera frangiflutti di Kamaishi è ridotta a pezzi. Per aiutare le vittime, Chris Holderson si dirige a nord, verso le aree colpite. Di colpo siamo passati dalla frenetica normalità della vita di una grande metropoli a quello che sembrava il set di un film di fantascienza post-apocalittico. All'improvviso abbiamo visto queste persone strappate alle loro case, la portata della devastazione, i morti. Vedere una barca arenata nel bel mezzo di un villaggio o un lungo auto articolato sul tetto di una fabbrica era inconcepibile. La situazione peggiora ulteriormente quando un reattore allagato nella centrale di Fukushima Daiichi fonde. I rapporti iniziali erano inaffidabili. Non sapevamo fino a che punto si fossero propagate le radiazioni, se la situazione stava peggiorando o se l'avessero risolta. Grazie al coraggio degli addetti al reattore, la situazione torna sotto controllo. Lo tsunami lascia sulla sua scia danni per 150 miliardi di euro. È il disastro naturale più costoso di sempre. Il livello di devastazione era incredibile.
Tra le rovine non si vedevano persone, ad eccezione dei militari che segnalavano i cadaveri con delle bandierine e marcavano con delle X le auto con all'interno dei corpi. Nell'aria si sentiva l'odore di decomposizione di tutto quello che era stato trascinato dalle acque. Pesci, resti umani. Nulla ti può preparare ad un'esperienza simile. Secondo Alison Raby, non è solo per i costi, ma anche per il modo in cui lo tsunami ha rivelato la fragilità dei nostri più sofisticati sistemi di difesa costiera, che questa catastrofe rientra nella nostra classifica. In teoria, il Giappone era la nazione meglio preparata al mondo per fronteggiare un mega tsunami. Eppure persino loro hanno sottovalutato la potenza dell'onda. Per questa ragione ritengo che questo evento sia da considerare uno dei peggiori disastri naturali della storia. '1918. Una malattia virale nota come influenza spagnola si sta diffondendo a macchia d'olio in tutto il globo. Si calcola che il virus, che decima tutte le popolazioni con cui entra in contatto, uccida 30 milioni di persone in meno di 6 mesi. 100 anni dopo, i discendenti del virus sono una delle più mortali minacce alla nostra sopravvivenza. Stiamo lavorando allo sviluppo di un vaccino che... We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States. La rapidità con cui la spagnola uccide milioni di persone è il motivo per cui il virologo Mike Leahy la inserisce tra i 10 peggiori disastri naturali di tutti i tempi. Nel 1918 la Prima Guerra Mondiale si avviava alla conclusione. Nei 4 anni precedenti il mondo era stato impegnato in un conflitto concentrato sui campi di battaglia dell'Europa, in cui circa 9 milioni di soldati avevano perso la vita. Ma i combattenti al fronte stavano per affrontare un nemico molto più letale di qualunque esercito. Nella primavera del 1918 un'epidemia influenzale sembra essere la causa di alcuni decessi. Ma in quella carneficina che è la guerra di trincea, quei morti non sono certo una priorità. All'insaputa degli uomini in prima linea, il virus che provoca l'influenza sta mutando in un ceppo molto più letale. Nell'inverno di quello stesso anno, quando ci fu un'altra epidemia influenzale, pochi ci fecero caso. Ma questa volta era diversa. La malattia si sviluppava con una rapidità allarmante. Alcuni pazienti morivano nelle prime 24 ore. L'orrenda agonia dei moribondi sconvolge persino i medici e avvezzi agli orrori della guerra. I polmoni di molte vittime erano talmente pieni di fluido che i patologi li paragonavano a quelli dei morti annegati. Era l'inizio di una pandemia che avrebbe interessato quasi ogni paese del mondo e causato decine di milioni di morti. Nei paesi in guerra la notizia dell'epidemia è limitata. Ma nella neutrale Spagna desta grande clamore, guadagnandosi il nome di influenza spagnola. Leahy ritiene che le condizioni igieniche delle trincee possano darci un indizio sulle cause dell'infezione. Spesso l'emergere di nuove malattie virali può essere innescato da uno stretto contatto tra un gran numero di esseri umani e di animali, come ad esempio i maiali. Quando l'uomo viene infettato da un virus di origine animale, può formarsi un ceppo influenzale completamente nuovo. Per questo, in certi casi, si parla di influenza suina o influenza aviaria. Dunque, non è difficile immaginare che durante la Prima Guerra Mondiale, quando un ingente numero di soldati veniva alloggiato accanto a degli animali, spesso anche in presenza di gas che potevano essere mutageni, potesse emergere un nuovo virus. E coi militari stipati in prima linea, la malattia si diffonde a macchia d'olio. Nell'esercito americano almeno 1 milione di uomini contrae il virus. Ma l'epidemia nelle trincee è solo l'inizio. L'11 novembre 1918 viene firmato l'armistizio. Rientrate in patria, le truppe diffondono involontariamente la malattia in tutto il mondo, trasformandola in una pandemia. I festeggiamenti di massa accelerano il contagio
e almeno 1 miliardo di persone, all'epoca metà della popolazione mondiale, contrae la malattia. Uno degli aspetti più inquietanti dell'epidemia del 1918 era il modo in cui colpiva persone nel fiore degli anni. Nella fascia tra i 15 e i 34 anni, il numero di decessi era circa 20 volte superiore rispetto alle altre influenze. Perché l'influenza spagnola era così letale proprio con chi avrebbe dovuto essere più sano? I progressi nella ricerca sui meccanismi con cui il virus attacca il corpo ci forniscono una risposta. L'aspetto cruciale della spagnola e di altre pandemie è che il sistema immunitario attacca le pareti dei polmoni. Questo provoca la produzione di liquidi e fluidi, con il risultato che i malati finiscono per annegare nei propri fluidi. Deve essere stata un'esperienza terribile anche per chi assisteva i pazienti affetti dal virus. La letteratura medica è piena di descrizioni di questi pazienti che lentamente diventano bluastri. A quel punto era evidente che non c'era più nulla da fare. E questo non succedeva ai più deboli e agli anziani, ma avveniva l'esatto contrario? Esatto. Il fatto che fossero giovani e in salute contribuiva a peggiorare le cose, perché il danno ai polmoni era causato dal sistema immunitario, che innescava una cascata di citochine infiammatorie. In questo modo danneggiava i polmoni, favorendo l'infiltrazione di liquidi che finivano per far annegare il paziente. Nel XXI secolo i discendenti virali dell'influenza spagnola mietono ancora vittime. 2009. L'influenza H1N1, o febbre suina, uccide almeno 500.000 persone, costringendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad innalzare al massimo il livello di allerta pandemia. La febbre suina è solo una delle tante malattie le cui origini si possono far risalire all'epidemia della Grande Guerra. Altre malattie possono aver ucciso un maggior numero di persone, ma non con quella rapidità. In 12 mesi l'influenza spagnola ha causato la morte di un numero variabile tra i 20 e i 100 milioni di persone. Potenzialmente parliamo di un numero 10 volte superiore ai soldati uccisi nei 4 anni di guerra. Negli Stati Uniti l'epidemia ha abbattuto l'aspettativa di vita di ben 10 anni. E sono queste terribili statistiche che collocano la spagnola nella nostra lista dei disastri naturali. Nell'estate del 1883 il vulcano indonesiano Krakatoa sta diventando sempre più inquieto. Molto presto esploderà, dando vita a uno spettacolo terribile che lo renderà tristemente famoso. Il professor Nick Petford inserisce questa eruzione, la prima a destare scalpore in tutto il mondo, nella nostra top 10, anche per il suo drammatico contributo alla nascita della vulcanologia. Bedford raggiunge il luogo in cui un tempo sorgeva il leggendario Krakatoa. L'Anak Krakatau è una delle aree vulcaniche più attive del pianeta. Qui una vasta placca tettonica viene sospinta contro un'altra, permettendo alla lava di emergere in superficie. Dagli anni 50 il vulcano è cresciuto in media di 4 metri all'anno. L'Anak Krakatau è un classico vulcano a cono con un solo cratere. Ma nel 1883 il Krakatoa comprendeva 3 diversi crateri e la gente pensava che fossero 3 piccoli vulcani separati. Si trattava di un grosso errore perché sotto quei 3 vulcani c'era un'unica camera magmatica e quando è esplosa la quantità di energia che fu rilasciata nell'esplosione è bastata a distruggere l'intera isola. All'epoca sono centinaia gli europei che vivono nella regione. Commerciano le spezie che crescono rigogliose in questi fertili terreni vulcanici. Ma qui soprattutto c'era uno scienziato olandese, un uomo chiamato Roger Verbeek. Era un geologo che aveva passato l'estate precedente l'eruzione a sorvegliare le isole.
Il rapporto di Fairbank giocherà un ruolo cruciale nel consolidare la futura fama del Krakatoa. Domenica 26 agosto 1883. La calma del mattino viene sconvolta da una serie di forti esplosioni. Indizi di quella che deve essere stata l'eruzione del 1883 sono le enormi bombe di lava disseminate sull'Anak Krakatau. Questo è un grosso pezzo, ha le dimensioni di un'auto, e attorno a me ce ne sono due o tre più o meno uguali. Ma nel 1883, quando il Krakatoa era in piena eruzione, il cielo doveva essere pieno di centinaia di bombe come queste, grandi non soltanto centinaia di metri, ma forse decine di chilometri. Si è trattato di una vera e propria pioggia di fuoco. Alle ore 14 dal vulcano si solleva una nuvola nera alta tre volte il Monte Everest. Grazie ai racconti dei testimoni oculari sappiamo che nelle ore successive all'eruzione del 1883 il cielo si è oscurato ed è calato il buio. Questo a causa di tutta la cenere e la polvere scagliate nell'atmosfera. Ma gli effetti dell'eruzione non hanno interessato solo l'Indonesia. Le testimonianze parlano di tramonti dai colori strani e vividi a Londra, Parigi e New York. E tutti questi fenomeni erano dovuti all'eruzione del 1883. 27 agosto, ore 5. Quattro mostruose eruzioni squarciano il vulcano. Con una forza pari a 13.000 volte la bomba atomica sganciata su Hiroshima. Il suono generato è il più potente che la storia ricordi. L'eruzione esplosiva vomita miliardi di tonnellate di roccia polverizzata, cenere incandescente e gas che si propagano dal vulcano a grande velocità. La potenza è tale che, secondo alcuni calcoli, questi flussi piroclastici si innalzano a 800 metri di quota, due volte l'altezza dell'Empire State Building. Qualcuno forse sperava che una volta sul mare, a causa dell'acqua, il flusso piroclastico potesse fermarsi. Ma non è così. A volte il flusso piroclastico è abbastanza forte e caldo da proseguire la sua avanzata anche in mare. Sul fronte del flusso si forma del vapore che lo protegge dall'acqua. E sappiamo che durante l'eruzione del 1883 è andata proprio così, perché quella mattina gli abitanti di una cittadina chiamata Ketimbang sono accorsi a osservare lo spettacolo. In pochi minuti, i velocissimi detriti incandescenti attraversano i 40 chilometri di mare che li separano dagli abitanti di Ketimbang. Probabilmente l'ultima cosa che hanno visto è stato un flusso piroclastico che emergeva dalle onde. Ed è meglio non farsi sorprendere da questi flussi, perché il malcapitato finirebbe simultaneamente carbonizzato, soffocato e schiacciato dalle rocce laviche. I circa 1.000 abitanti di Ketimbang muoiono all'istante. E il disastro non è ancora finito. Durante gli ultimi istanti di agonia, il vulcano si inabissa nell'oceano. Lo spostamento d'acqua provoca uno tsunami di proporzioni epiche, che viaggia a oltre 300 km orari. Sul suo cammino c'è il piccolo insediamento giavanese di Anier. Sulla costa occidentale di Giava sorge un faro olandese molto simile a quello che si trova qui oggi e che sovrasta gli altri edifici. È progettato per resistere alle peggiori condizioni meteorologiche. Anche se lo tsunami sta arrivando, il guardiano e la sua famiglia decidono di restare per garantire l'operatività del faro. E dunque in una struttura simile, costruita con acciaio rinforzato, dovevano sentirsi al sicuro anche dall'onda più potente. Ma oltre alla potenza dell'onda, ci sono enormi pezzi di roccia strappati ai fondali. Quando l'onda ha colpito, era alta 40 metri e è arrivata quasi dove mi trovo adesso. L'onda ha staccato dai fondali grossi pezzi di corallo che si sono schiantati contro la fiancata del faro. E nonostante fosse rinforzato con una struttura di ferro, il faro è crollato. Questi mattoni sono tutto ciò che rimane dello sventurato edificio.
Il guardiano del faro sopravvive miracolosamente, ma la moglie e il figlio muoiono tra le acque, come decine di migliaia di altre persone. È lo tsunami di origine vulcanica più devastante che la storia ricordi. Al tramonto del 27 agosto 1883, il Krakatoa non esiste più. È stato cancellato dalla sua stessa esplosione. Oltre che per l'eccezionalità della sua esplosione, il Krakatoa è importante per altre ragioni. Poco prima dell'eruzione, tra Giacarta e il resto del mondo, erano stati posati cavi telegrafici sottomarini. Durante l'esplosione la gente fu informata in tempo reale, proprio come avviene oggi grazie alla rete. Dunque il Krakatoa è diventato il primo disastro che il mondo abbia seguito quasi in diretta. Anche il geologo olandese Roger Verbeek gioca un ruolo cruciale, contribuendo alla fama duratura del vulcano. I suoi resoconti successivi all'eruzione erano così dettagliati e illuminanti che gettarono le fondamenta della vulcanologia. Ed è anche per questi motivi che il Krakatoa è uno dei 10 più grandi disastri naturali della storia. Il 24 agosto 2005. Sulle Bahamas si forma una tempesta tropicale. 5 giorni dopo, lascerà la città di New Orleans in macerie. Ha spazzato via tutto, in un batter d'occhio. Una catena di eventi naturali e errori umani contribuirà a fare di Katrina il più disastroso uragano di tutti i tempi. Non c'era più niente. È per queste ragioni che, a giudizio del meteorologo Tim Marshall, questo disastro dovrebbe essere nella top 10. New Orleans è una città circondata dall'acqua. 300 anni fa era solo un piccolo insediamento su una sponda del fiume Mississippi, al di sopra del livello del mare. Col tempo però si è allargata fin nelle paludi e oggi buona parte della popolazione vive al di sotto del livello del mare. Poiché ampie zone della città sono sotto il livello del mare, qui la gente è particolarmente vulnerabile agli uragani. Perché non sono soltanto i forti venti a rendere queste perturbazioni così pericolose, ma la massa d'acqua che le precede, nota come storm surge, onda di tempesta. Durante questi fenomeni molti muoiono per annegamento. Il 24 agosto 2005 il Centro Nazionale per gli Uragani sta monitorando la tempesta tropicale che diventerà Katrina. Quando Katrina si è formato, non aveva nulla di speciale. In quel momento era simile a una qualsiasi altra perturbazione tropicale. Ben presto, la tempesta si trasforma in un uragano di categoria 1. A quel punto lo consideravamo un uragano simile a quelli che avevamo già visto tante altre volte. Come tutti gli uragani, Katrina si forma quando l'aria calda che si solleva dal mare crea forti venti e dense nubi ricche di umidità. Alimentato dalle acque insolitamente calde del Golfo del Messico, ben presto Katrina si trasforma in un uragano molto più grande e potente. Sugli schermi del centro meteorologico, Katrina appare enorme. Le immagini del satellite evidenziavano un occhio enorme. Ormai era chiaro che avevamo a che fare con un uragano di categoria 5. I dati rivelano che Katrina si abbatterà su New Orleans in meno di 24 ore. Abbiamo subito diramato diversi bollettini e segnali di allerta. Tutti gli abitanti hanno l'ordine di procedere all'evacuazione immediata. Chi può farlo lascia la città. Se ne vanno 1 milione di persone. Ma molti purtroppo non possono permetterselo. Stanley e Betty Stewart vivono a Lower Ninth Ward. Abbiamo concluso che a causa della nostra situazione economica non potevamo andarcene.
Così abbiamo deciso di restare, sperando di cavarcela. E alla fine, in pratica, ci siamo ritrovati in 13 in due stanze. Avremmo dovuto adattarci. Sono almeno 100.000 le persone rimaste in città ad affrontare la furia della natura. Abbiamo messo degli stracci sotto la porta per impedire all'acqua di entrare in casa. New Orleans è stata colpita spesso in passato dagli uragani e per questo è circondata da 560 chilometri di argini protettivi. Un argine è composto da una combinazione di argilla e di sabbia. Il grosso problema del sistema di argini a protezione della città è che alcuni erano alti, mentre altri erano troppo bassi e sono stati sommersi. Peggio ancora, gli argini non sono progettati per reggere a un uragano dell'intensità di Katrina. 29 agosto, ore 6:10. L'uragano Katrina tocca terra con venti che superano i 200 km orari. Il più imponente storm surge della storia americana martella la costa del Golfo con onde alte fino a 8 metri. New Orleans viene invasa dalle acque. Sentivamo le onde che si abbattevano sul tetto della casa. Le famiglie isolate non sanno che fare. Niente panico! Fate stare giù i bambini! Mio fratello mi ha guardato e io gli ho detto: non ci resta che pregare, perché da quello che si vedeva, quello sembrava il giorno dell'Apocalisse, sembrava la fine del mondo. Ore 14. I residenti della Lower Ninth sono in grave pericolo. Qui si sta allagando tutto. Abbiamo molti problemi. Molti problemi. In quel momento certa gente aveva 6 metri d'acqua. Alcuni nostri amici, che erano nelle loro case, hanno perso la vita. Il 30 agosto l'uragano ha esaurito la sua forza. Le principali linee di comunicazione sono interrotte. Cercavamo di capire se eravamo le uniche persone sopravvissute o se in giro c'era qualcun altro. Gran parte di New Orleans è sott'acqua e i servizi di emergenza fanno fatica a intervenire. Alla fine, alla radio, hanno spiegato che l'argine sulla 17th Street Canal aveva ceduto e a Lakeview l'acqua arrivava ai tetti delle case. Le assicuro che in quel momento la mia vita è cambiata. Tutti hanno capito che stava succedendo qualcosa di epocale e che la città era inondata. Chris e i suoi colleghi hanno a che fare con un disastro di proporzioni epiche. Ovunque andassimo c'erano cadaveri. Galleggiavano. Non c'era personale sufficiente per recuperare tutti i corpi. I sopravvissuti vengono concentrati nel Superdome e nel Convention Center. Le condizioni del Convention Center erano insopportabili. La gente sperava di arrivare in un rifugio attrezzato, di trovare del cibo, vestiti o acqua, e non c'era niente. La gente era stata letteralmente abbandonata per strada. In mezzo a più di 46.000 sfollati, a molti non resta che cavarsela da soli. La gente moriva per mancanza di risorse. Ci chiedevamo: santo cielo, è la fine del mondo. Moriremo tutti. Il fallimento delle autorità nell'organizzare i soccorsi e l'evacuazione di tutte queste persone peggiora il disastro. Quello che ha colto tutti impreparati è stata l'inondazione. Nessuno si aspettava che l'80% della città finisse sott'acqua. A quasi 10 anni di distanza, un abitante su 5 non ha ancora fatto ritorno. E vaste porzioni della città sono in rovina. In questo momento sto attraversando la Lower Ninth Ward, una delle aree più colpite dall'uragano Katrina.
In gran parte di queste case non è tornato nessuno. Le hanno abbandonate o le hanno lasciate marcire. Ed è triste perché questo quartiere è sparito. Ci vorrà come minimo una generazione per ricostruire quest'area. Due settimane dopo il passaggio dell'uragano, il presidente George Bush si scusa a nome dell'amministrazione per non aver saputo affrontare l'emergenza. Katrina exposed serious problems in our response capability at all levels of government. And to the extent that the federal government didn't fully do its job right, I take responsibility. È proprio per le conseguenze degli errori umani che Tim Marshall colloca questo disastro nella nostra classifica. L'uragano Katrina è stato senza dubbio un disastro terribile, ma i suoi effetti sono stati aggravati dalle negligenze dell'uomo. Quella di Katrina è una lezione che abbiamo pagato a caro prezzo e ora gli argini sono stati innalzati e sono più solidi. Ma questo disastro può ripetersi. Anzi, si ripeterà senz'altro. Questo è il volto della Terra alla fine dell'ultima era glaciale. L'emisfero settentrionale è coperto dai ghiacci. L'Europa si riconosce a fatica. Ma molto presto la mappa del globo sarà ridisegnata da una mega alluvione di proporzioni bibliche. L'oceanografo Simon Boxall è affascinato dall'idea di un'alluvione capace di cambiare il volto del pianeta e l'ha inserita nella top 10. Il disastro ha inizio circa 10.000 anni fa, alla fine dell'ultima era glaciale. Un ghiacciaio enorme che ricopre l'area che oggi chiamiamo Canada si sta ritirando. Man mano che si scioglie, va a formare un grande lago di acqua dolce più grande del Texas. Per un certo periodo l'acqua è trattenuta da una barriera di ghiaccio. Ma 8.500 anni fa, questo ghiaccio cede, rovesciando negli oceani del pianeta una gigantesca massa d'acqua. Questo ha avuto un impatto devastante sul livello dei mari, che era già in aumento ed è cresciuto ulteriormente di un metro o due. Tutto questo in un periodo di tempo molto breve. Se lo stesso evento si ripetesse oggi con la stessa velocità, le acque distruggerebbero completamente Londra, New York. L'impatto su tutte le nazioni costiere del globo sarebbe devastante. E anche nell'antichità, l'aumento nel livello delle acque in tutto il pianeta deve aver avuto effetti disastrosi. Perché secondo alcuni studi, nell'area che oggi è coperta dal Mar Nero, un tempo viveva una delle popolazioni più numerose dell'epoca. Qui, 9.000 anni fa, doveva esserci una valle enorme che circondava un enorme lago di acqua dolce. Doveva essere pieno di insediamenti urbani, comunità rurali, con una popolazione di più di 100.000 persone. Ma con l'arrivo delle acque alluvionali è cambiato tutto. Gonfiata dalla mega alluvione, l'acqua del Mediterraneo comincia ad allagare la regione, trasformando questa terra un tempo fertile in un mare salato. Simon Boxall incontra Konstantin Shterev, che nel 2011 prende parte a una ricerca nel Mar Nero che conduce a una scoperta sensazionale. Scandagliando il fondale, abbiamo trovato una formazione che era inconsueta, una specie di collina rotonda, e nel Mar Nero non è frequente. Così abbiamo inviato una sonda per prelevarne un campione. Esaminando con attenzione il campione, gli scienziati fanno una scoperta inattesa. Dei frammenti di legno. Analizzando il legno, lo abbiamo datato al carbonio, abbiamo scoperto che aveva 9.000 anni. Ed è straordinario.
Secondo lei, da dove proviene? L'ipotesi più suggestiva è che questa collina sottomarina in realtà fosse un antico insediamento umano, perché la forma, le dimensioni e l'altezza combaciano alla perfezione con gli insediamenti che abbiamo portato alla luce in tutta l'Europa orientale. Secondo Shteref, quest'area, situata a una profondità di 90 metri, un tempo era asciutta. Non ho dubbi, di questo sono assolutamente convinto. Per scoprire qualcosa di più del popolo che viveva nella regione colpita dall'inondazione, Simon Boxall ha avuto il privilegio di esaminare un'incredibile scoperta archeologica. In un sito funerario nelle vicinanze, risalente a più di 6.000 anni fa, sono stati scoperti più di 200 scheletri, assieme a una serie di magnifici oggetti in oro. L'esperto Risto Smolenov ritiene che questi gioielli di straordinaria fattura dimostrino l'esistenza di una civiltà sorprendentemente avanzata. Per esempio, questi sono due oggetti d'oro separati, molto diversi tra di loro, eppure combaciano alla perfezione. E un tale livello di perizia è sorprendente in una civiltà di 7.000 anni fa. Era una supercultura. È straordinario osservare misure così precise in una cultura così antica. Risto è convinto che questa supercultura vivesse nella regione interessata dalla mega alluvione. E ritiene che l'esodo di questo popolo giochi un ruolo cruciale nello sviluppo della civiltà occidentale. Credo che la migrazione di questa supercultura, seguita ai catastrofici eventi avvenuti qui, abbia favorito anche una migrazione della conoscenza. Se Smolenov ha ragione, è possibile che la diaspora di questa antica popolazione possa gettare i semi da cui, 2000 anni dopo, finiranno per germogliare la cultura egizia e greca. Simon Boxall è convinto anche che la mega alluvione abbia un profondo effetto sull'umanità. L'alluvione ha disperso una civiltà fiorente, forse una delle più antiche di cui si abbia notizia. Eppure questa alluvione potrebbe aver fornito lo sviluppo della nostra civiltà moderna. Ed è per questa ragione che, a mio avviso, questa antica catastrofe merita un posto nella classifica dei più grandi disastri naturali della storia. Nel 1906, San Francisco è la più grande e potente città sulla costa ovest degli Stati Uniti. Ma quello che i suoi abitanti non sanno è che vivono su una bomba a tempo. Lo scopriranno a loro spese, quando un sisma colpisce la città. Il sismologo Thomas Jordan ha inserito questo evento devastante nella top 10. Perché ci ha permesso di svelare i misteri della crosta terrestre e ci ha aiutato a capire come possiamo proteggerci da queste forze letali. La San Francisco di oggi. I famosi saliscendi delle sue strade indicano fino a che punto questa sia un'area geologicamente attiva. Le forze che hanno formato le colline su cui sorge San Francisco e che circondano tutta la baia sono le stesse che hanno provocato il terremoto del 1906. All'epoca, naturalmente, nessuno immaginava che la conformazione di queste terre fosse collegata ai terremoti. Sarebbe diventato palese il 18 aprile 1906. La notte del 17 aprile, il celebre tenore Enrico Caruso si esibisce alla San Francisco Opera House. Ma nel giro di poche ore, questa gloriosa città diventerà un cumulo di macerie. Alle 5 del mattino la situazione era tranquilla. E di colpo, alle 5:12, il sisma ha colpito.
Un terremoto di magnitudo 7.8 scuote la città. Le strade si squarciano e la gente è terrorizzata. Tutti hanno capito che era un terremoto, ma pochi capivano da dove stesse arrivando e cosa stesse per accadere. Gli edifici che non sono progettati per resistere a un sisma si sgretolano. Il municipio era il più grande edificio a est del fiume Mississippi. C'erano voluti 25 anni per costruirlo e il terremoto lo ha distrutto in 2 minuti. Ma la popolazione non deve subire solo il crollo delle abitazioni. Le scosse spaccano i tubi del gas e basta una sola fiammella a innescare le esalazioni. Nel giro di qualche ora a San Francisco si scatena l'inferno. Probabilmente furono 50 gli incendi che si svilupparono in questa parte della città. E alla fine tutti insieme hanno dato vita a un enorme incendio che il primo giorno ha distrutto tutto il distretto finanziario centrale lungo Market Street. Quindi il secondo e il terzo giorno le fiamme si sono propagate anche a ovest e a nord, fino al Fisherman's Wharf. In quei 3 giorni la città è stata quasi completamente distrutta dal fuoco. Dopo 3 giorni gli incendi finiscono per estinguersi, lasciando una scena di totale annientamento. L'80% della città è in macerie. Ma è quello che avviene in seguito che fa entrare il sisma del 1906 nella nostra classifica. 3 giorni dopo il terremoto del 1906, prima che le fiamme si estinguessero del tutto, il governatore della California, George Pardee, nominò una commissione speciale per studiare il fenomeno e imparare da quello che era accaduto. Tocca al professor Andrew Lawson e alla sua squadra dell'Università di Berkeley condurre la prima approfondita indagine su un terremoto. I 2 volumi del rapporto Lawson rappresentano un incredibile progresso nella comprensione dei terremoti. All'epoca si ritiene che la linea di faglia che corre nei pressi di San Francisco sia stata causata dal sisma. Ma il rapporto di Lawson conferma che è l'esatto contrario e indica nella faglia di San Andreas il responsabile del disastro del 1906. È una rivelazione che ha aiutato i geologi come Alan Lester a meglio comprendere la meccanica di un terremoto. Si può dire che il disastro del 1906 abbia aiutato i geologi a conoscere meglio il nostro pianeta. In effetti, grazie al sisma, si scoprì che le grandi faglie trascorrenti, come quella di Sant'Andrea, hanno la capacità di esercitare un'enorme tensione sulla crosta terrestre del nostro pianeta. È come prendere un bastoncino e fletterlo. La forza finisce per deformare questo rametto. E se questa forza, questa tensione viene rilasciata, tutto torna come prima, è elastica. Ma si arriva a un punto in cui la tensione è eccessiva e lo spezza. Ed è questo che è accaduto nel 1906 e nei terremoti più forti avvenuti lungo la faglia di Sant'Andrea. Si arriva a un punto in cui la Terra non riesce più a reggere la tensione accumulata e si spacca. Grazie al rapporto Lawson, oggi possiamo identificare le zone sismiche ad alto rischio e progettare edifici che proteggano le persone che ci vivono. Per Thomas Jordan, questa capacità di reagire ai pericoli connessi a un sisma si può far risalire alla nascita della moderna sismologia. Dal mio punto di vista, il terremoto del 1906 è il più importante del suo genere, perché per la prima volta ci ha permesso di fare scoperte importanti sulle dinamiche di un sisma. E grazie a queste conoscenze speriamo di evitare altre tragedie come quella che ha colpito San Francisco in quel terribile giorno. Giugno 1783. Per settimane un profondo brontolio dalle viscere della terra turba la pace della campagna islandese.
Entro 24 ore sarà distrutta e trasformata in un vero e proprio inferno ribollente. È il principio di un cataclisma tossico che interesserà tutto l'emisfero settentrionale, causando innumerevoli vittime dall'Europa all'Asia. Anche se questa catastrofe è relativamente sconosciuta, il vulcanologo Thor Thordarson la ritiene una delle eruzioni più letali della storia, al punto da meritare un posto nella top ten. Situata direttamente sulla dorsale medio-atlantica, dove due ampie placche si stanno allontanando tra loro, l'Islanda è una delle regioni più vulcaniche del pianeta. Nel 1783 le placche sono particolarmente attive. Quando si strattonano con violenza, sulla superficie terrestre si apre una spaccatura di 30 km, chiamata la fessura di Laki. Lungo questa spaccatura ci sono 130 crateri ribollenti che sputano miliardi di tonnellate di roccia fusa. E continueranno a farlo per 8 furiosi mesi. È stata la più grande eruzione degli ultimi 500 anni, il che la rende una delle più imponenti in assoluto. Mentre il Laki erutta, dalla fessura fuoriescono più di 40 miliardi di tonnellate di lava, sufficienti a ricoprire una città grande come Madrid. Di solito, quando la lava entra a contatto con l'aria, si raffredda e si solidifica, e questo limita la portata delle colate. Ma la lava del Laki è in grado di viaggiare per centinaia di chilometri grazie a un sistema sotterraneo. Accompagnato dalla guida locale Bjorn Roarsson, Thor esplora i resti di questo network sotterraneo, noto come tubi di lava. Le gallerie si formano quando gli strati superiori di lava formano una crosta che protegge dall'aria fredda la roccia fusa, che può continuare a scorrere. Osservate. Questo è il livello a cui arrivava il fiume di lava. E quassù parte del tetto si stava sciogliendo, come ci indicano queste graziose goccioline quassù. Questo dimostra quanto facesse caldo qui dentro, quanto fosse calda la lava, perché per formare queste gocce la temperatura deve toccare i 1100 gradi. In questi tunnel le colate coprono grandi distanze. Quando la lava corre qui dentro, rimane fluida e incandescente finché non esce all'esterno. Viaggiando attraverso i tubi, la lava del Laki si spande per 60 km prima di emergere in superficie. In totale, la roccia fusa rade al suolo 20 villaggi. Inoltre, il Laki erutta milioni di tonnellate di cenere e gas tossici, che avvelenano il terreno e i raccolti. Tre quarti delle pecore e più di metà del bestiame dell'isola muoiono. Poi toccherà agli abitanti. Il 21% della popolazione dell'isola muore di fame o per le malattie. Tutto a causa dell'eruzione del Laki. Ma l'eruzione islandese avrà un effetto ancora più disastroso sul resto del mondo. I vulcani dell'isola, con la loro attività, per quanto remoti, possono avere ripercussioni anche in continenti lontani. La nube del Laki avvolge un'ampia parte dell'emisfero settentrionale e porta con sé qualcosa di molto più letale della cenere. Proiettò nell'atmosfera più di 120 milioni di tonnellate di anidride solforosa, che reagì coi vapori atmosferici producendo aerosol sulfurei. Questi aerosol bloccano il calore del sole, provocando un drastico calo delle temperature. In Europa, il freddo causerà carenze di cibo disastrose. In Francia, secondo alcuni studiosi, le carestie spingono i contadini a ribellarsi e queste rivolte sfoceranno nella rivoluzione del 1789. Anche oltre Atlantico, le temperature calano drasticamente. Sulla costa orientale del Nord America, l'inverno del 1783-84 fu il più lungo e rigido mai registrato.
Faceva così freddo che la gente vide gelare persino il fiume Mississippi. La maligna influenza dell'Aki sul clima stravolge il ciclo dei monsoni, provocando la perdita diffusa dei raccolti. Fino a un sesto della popolazione egiziana muore di fame, come molte altre persone in India e Nord Africa. In totale, nel 1783, il Laki potrebbe aver causato la morte di più di 2 milioni di persone. Nonostante la sua posizione isolata, il Laki ha un effetto profondo sull'intero pianeta. Stravolge il clima globale e provoca carestie letali perfino in Africa e in Asia. Per il suo impatto sulla natura, l'atmosfera e il clima, sulle popolazioni e la storia, a mio avviso, questo è uno dei più importanti disastri naturali di tutti i tempi. Il 26 dicembre 2004. I turisti si rilassano sulle spiagge bagnate dall'Oceano Indiano. In appena 3 ore, le vite di migliaia di persone saranno spazzate via. Vieni dentro, vieni dentro! Dal più micidiale tsunami della storia. È questo disastro che l'esperto di maremoti José Borrero ha scelto per la nostra classifica. Siamo a Banda Aceh, nella punta settentrionale dell'isola di Sumatra, in Indonesia, sull'Oceano Indiano. È uno dei luoghi maggiormente colpiti da uno dei peggiori tsunami della storia umana. L'Oceano Indiano, delimitato da Asia, Africa e Australia. Nel dicembre 2004, lungo le sue coste, milioni di persone si stanno godendo le ferie. Tra loro, Steve Gill, sua moglie Heather, e la figlia di lei, Charlotte, che sono in vacanza in Thailandia. Ci eravamo organizzati per andare a fare un tradizionale cenone natalizio. Era tutto nuovo, caldo, un luogo incontaminato, non toccato dal turismo di massa, molto tranquillo. La parola giusta è idilliaco, sì. Nella città indonesiana di Banda Aceh, un abitante della zona, Eddie Quenzio, è in visita da amici e parenti. Sono andato in città per dormire a casa di un amico. La sua abitazione è molto vicina a quella di mia sorella. Più o meno alle 8 del mattino, ora locale del 26 dicembre 2004, tutto è cambiato. A poca distanza dalla costa, dove la placca australiana scorre al di sotto di quella eurasiatica, la pressione tettonica di migliaia di anni viene liberata in una manciata di secondi. Il terremoto ha una magnitudo di 9.1. Il terzo più forte mai registrato in tutti i tempi. La placca eurasiatica si solleva di 20 metri, spostando miliardi di tonnellate d'acqua. L'onda sollevata è già a est, verso Thailandia e Indonesia, e a ovest, verso India e Sri Lanka. E sul suo cammino c'erano milioni di persone. Sfiorando gli 800 km orari, lo tsunami impiegherà 30 minuti a colpire la costa di Sumatra. Circa un'ora dopo raggiungerà la Thailandia. La scossa viene avvertita in tutte le aree costiere dell'Oceano Indiano. Ma senza la presenza di sistemi di allerta anti-tsunami, nessuno si rende conto della minaccia incombente. Ho visto gli edifici distrutti e naturalmente avevamo paura. Ma non sapevamo che stava arrivando uno tsunami. Per i vacanzieri in Thailandia, il primo segnale del disastro imminente è lo strano fenomeno dell'oceano che si ritrae. La baia si è svuotata. Non si vedevano altro che scogli. Fino allo Yacht Club, fino all'altra isola, non c'era più acqua. Una delle immagini più impressionanti e emblematiche dello tsunami del 2004 è quella delle acque che si ritraggono dalla costa, lasciando all'asciutto l'intera battigia.
Questo fenomeno è noto col nome di drawdown ed è causato da spostamenti tettonici a largo. Mentre una sezione della placca viene spinta verso l'alto, la sezione più vicina alla terraferma sprofonda e l'acqua corre a colmare questo vuoto ritraendosi dalla costa. Se più persone avessero capito che era il segnale di un maremoto in arrivo, forse si sarebbero salvate molte vite. Questo è il momento in cui la gente dovrebbe cominciare a fuggire. Invece lo strano fenomeno attira i curiosi sulla spiaggia. Era bizzarro ma affascinante. Ricordo di essere uscito dal bungalow per guardare e mentre mi avvicinavo alla spiaggia ho pensato c'è qualcosa che non va. Non capivo esattamente perché, ma la cosa non mi piaceva. Molti capiscono solo quando ormai è tardi. Io, mia moglie e la mia figliastra abbiamo discusso sul da farsi, ma... in pratica non abbiamo avuto il tempo di reagire. Alle 8:15 lo tsunami si abbatte sulla costa di Sumatra. L'onda scarica tutta la sua potenza sulla città di Banda Aceh, dove vivono più di 250.000 persone. Mi trovo nell'affollato centro di Banda Aceh ed è da questo punto che sono state girate alcune delle riprese più drammatiche dello tsunami. Sulla strada alle mie spalle, l'onda, convogliata dagli edifici laterali, ha invaso la strada. Osservando i filmati, notiamo che all'inizio la lentezza dell'onda ha consentito alla gente di evitare l'acqua semplicemente camminando. Tuttavia, questa parte della città è molto lontana dall'oceano e la gente non sapeva come comportarsi. Man mano che l'acqua si è alzata di livello, è aumentata anche la sua velocità, finché la gente non ha avuto scampo, a meno di cercare riparo ai piani alti, come ha fatto l'uomo che ha girato il video, che è salito quassù. Lui ce l'ha fatta, ma migliaia di altri non sono riusciti a salire sugli edifici e hanno finito per annegare tra le onde. Trascinando miliardi di tonnellate di detriti, l'onda si trasforma in un'ariete inarrestabile. Eddie Quenzio è uno dei tanti che corre a rifugiarsi presso la grande moschea. L'acqua portava materiali come ferro, pietre, rocce, letti, magliette, motociclette, un'auto. Vedevi la gente trascinata via. Dentro c'era di tutto. L'onda è passata proprio da qui. Questi sono edifici di cemento solidissimi. Molti di loro non sono stati abbattuti dallo tsunami. Anzi, l'acqua è passata in mezzo e in alcune zone i caseggiati hanno convogliato il flusso, aumentandone la velocità e l'altezza. Qui l'acqua non ha superato il primo piano delle case, non arrivava ai 3 metri d'altezza. Dunque, per salvarsi dallo tsunami sarebbe bastato che molta gente si rifugiasse al secondo piano, proprio come ha fatto il cameraman all'angolo della strada. Ho pensato, morirò. Molti avevano bisogno di aiuto, ma non potevo farci nulla, ce n'erano troppi. Ho visto molti bambini, naturalmente erano in difficoltà. Alcuni li ho anche tirati su. Me li mettevo accanto, perché non sapevo cos'altro fare. Dove me li portavo? Dove? Era tutto allagato, c'era acqua dappertutto. 30 minuti dopo aver investito Banda Aceh, lo tsunami si schianta sull'isola thailandese di Phuket. Vieni dentro, vieni dentro! Il bungalow di Steve Gill è proprio sul tragitto dell'onda. Mentre discutevamo, siamo stati interrotti dal rumore dell'acqua. Non riuscivamo a vedere l'onda finché non ci siamo voltati verso un vicoletto tra 2 edifici. Viaggiava a una velocità compresa tra i 300 e i 500 chilometri orari. E l'acqua ha spazzato via tutto. L'onda era alta 9 metri. Ormai non potevamo farci nulla, nulla. Ricordo che l'acqua mi ha travolto. A quel punto non avevo più alcuna speranza di uscirne vivo.
In quella situazione sei spacciato. Perché la potenza dell'acqua che ti arriva addosso è tale che non ti dà il tempo di abbozzare una strategia di fuga, non ti concede scampo. Ho pensato, è finita. Mi hanno trovato in una pozza piena di macerie a circa mezzo chilometro di distanza. Steve riesce a ritrovare la figlia, ma non rivedrà più viva la moglie. Nei 20 minuti successivi, tre onde imponenti, alte fino a 10 metri, si abbattono sul piccolo resort. Su ogni metro di costa si scaricano 1000 tonnellate d'acqua. Una spiaggia dopo l'altra, un'onda dopo l'altra, lo tsunami porta morte e devastazione. In Thailandia muoiono più di 5.000 persone. Altre 3.000 risultano disperse. In Indonesia, il maremoto rade al suolo Banda Aceh. Non riuscivo a capacitarmi. Perché il mio amico è morto? Ho pensato, perché Dio non ha preso anche me? Meglio me che il mio migliore amico. E anche, ho perso anche mia zia. Non abbiamo trovato il corpo. Mio cugino. Ho perso molti cugini. Di loro nessuna traccia. In totale, l'onda colpisce 14 paesi in tutto l'Oceano Indiano. E miete vittime persino in Africa. Il bilancio finale delle vittime rende lo tsunami del 2004 il più letale mai visto. 10 anni dopo, le strade di Banda Aceh sono frenetiche come sempre. La tragedia ha insegnato qualcosa. In tutta la zona sono stati costruiti edifici come questo per offrire un rifugio sicuro nel caso arrivi un'altra onda assassina. Secondo José Borrero, sono la dimostrazione del perché questo disastro sia uno dei peggiori di tutti i tempi. La combinazione di un sisma di eccezionale intensità e del maremoto, che hanno causato un numero devastante di vittime, rende lo tsunami nell'Oceano Indiano uno dei 10 peggiori disastri naturali nella storia dell'uomo. L'anno è il 1348. In tutto il mondo la gente viene colpita da una strana malattia. I morti sono così numerosi che la popolazione mondiale finisce sull'orlo del collasso. È un assassino antico che ancora oggi attacca senza preavviso. Non muovevo un dito. Non riuscivo a mangiare, a bere. Potevo solo muovere gli occhi e battere le ciglia. Lo storico Susanna Lipscomb ha scelto una calamità apocalittica come la peste nera per completare la nostra top 10 dei disastri naturali. L'anno era il 1348. Stava per avere inizio uno dei capitoli della storia del mondo più straordinari. E per una storica come me, anche uno dei più affascinanti. In tutta l'Europa medievale girava voce che la gente stesse morendo per una strana pestilenza. Dopo aver raggiunto le coste dell'Inghilterra, si è diretta su Londra e non c'era nulla che la popolazione della capitale potesse fare per fermarla. Sul collo e sull'inguine delle vittime appaiono strani bozzi nerastri, i cosiddetti buboni. Per questo viene chiamata peste bubbonica. Entro 10 giorni dalla manifestazione dei primi sintomi, più della metà degli infetti muore tra atroci tormenti. Ma
la peste bubbonica non è una malattia confinata alla storia. John Tull lo scopre a sue spese quando manifesta strani sintomi durante una vacanza a New York. Abbiamo raggiunto l'ufficio del medico in taxi. In quel momento stavo così male che nella sua sala d'attesa non riuscivo a stare seduto e mi sono sdraiato sul pavimento. Lui mi ha dato un'occhiata e poi ha detto: «Lei ha la peste bubbonica». John sta peggiorando rapidamente e lui e sua moglie Lucinda vengono portati d'urgenza in ospedale. A quel punto non capivo più niente e hanno suggerito di mettermi in coma farmacologico. Io e Lucinda abbiamo parlato, pensavamo che sarebbe stato per uno, due o tre giorni. Alla fine ne sono passati 90. Due giorni dopo essere entrato in coma, le sue estremità hanno cominciato ad annerirsi, le mani e i piedi. Oggi in Occidente le chance di contrarre la cosiddetta peste nera sono minime. Ma nel XIV secolo le condizioni igienico-sanitarie consentono alla malattia di diffondersi a macchia d'olio. Nei secoli precedenti la popolazione mondiale era cresciuta a livelli vertiginosi. Londra era passata dai quasi 15.000 abitanti del XII secolo agli 80.000 del 1300, tutti concentrati tra il fiume e le antiche mura romane. Londra non era mai stata così densamente popolata e le condizioni erano ideali per la diffusione dell'epidemia. Lo squallore è agghiacciante. Senza un sistema di fognature, i liquami umani e animali scorrono per le strade come un ruscello. Eppure, nonostante lo sporco, la Londra medievale è un fiorente centro di commerci internazionali, proprio come oggi. Tutto questo può sembrare un simbolo della modernità, ma in realtà a Londra i commerci prosperavano sin dal Medioevo. La città era piena di gente, era un nodo commerciale. Il commercio internazionale, alimentato dalla richiesta di spezie e tessuti, andava a gonfie vele. Londra traboccava di merci esotiche e di gente di tutto il mondo. Ma oltre alle merci e alla gente, in città arrivavano anche ospiti sgraditi, dopo essere approdati sulle coste inglesi. Il commercio internazionale spalanca le porte a un altro visitatore esotico, i ratti neri asiatici, che proliferano nelle luride strade di Londra. E con i ratti arrivano le pulci, che come sappiamo oggi nello stomaco portano il bacillo della peste, lo Yersinia pestis. Ma nel XIV secolo, quando nessuno sa in che modo la malattia si trasmetta, la popolazione è senza difesa contro questa invisibile minaccia. E così, quando la malattia è arrivata, nella città piena di gente ha trovato terreno fertilissimo e ha fatto danni immensi. Anche se rari, i ratti infestati da pulci portatrici della peste si incontrano ancora in alcune zone degli Stati Uniti. Viviamo in campagna su 2 ettari. E probabilmente soltanto in questo nostro pezzo di terra i roditori saranno migliaia e forse un terzo ha la peste. È sufficiente il morso di una pulce infetta. E il sistema immunitario può fare ben poco per fermare la proliferazione del bacillo. Mentre John è ancora in coma, Lucinda è costretta a prendere una decisione drammatica. Lucinda mi ha svegliato il 14 o 15 gennaio e mi ha detto: «Tesoro, ti amo». È il 15 gennaio e ti hanno amputato le gambe. Se non avessi concesso l'autorizzazione, non credo che John sarebbe sopravvissuto. E io ero decisa a fare tutto quello che era in mio potere per salvargli la vita. E dunque, per quanto sia stato doloroso, difficile, tremendo, ho preso quella decisione e ho autorizzato le amputazioni. Anche se la scienza ha fatto molto per combattere la peste, il caso di John Tull dimostra come possa ancora colpire con effetti devastanti. Nell'Europa del XIV secolo la gente può solo seppellire i suoi cari.
Le fosse comuni rinvenute a Londra sono una terribile conferma della rapidità con cui la peste colpisce una volta oltrepassate le mura della città. Dunque, Yelena, questo è lo scheletro di una vittima della peste del XIV secolo? Sì, esatto. Questa è una donna ed è stata trovata nel cimitero di East Smithfield. Presumo fosse uno dei tanti. Sì, da quel sito ne abbiamo tirati fuori 600. Ma si ritiene che in quel momento ne fossero stati sepolti diverse migliaia. La gente moriva rapidamente. In Inghilterra, più di un quarto dell'intera popolazione soccombe alla peste nera. Quando sono morte tutte queste persone, come hanno risolto il problema dei cadaveri? Riteniamo che in una circostanza simile si scavassero grandi fosse comuni dove venivano gettati a caso. Ma la cosa interessante di East Smithfield è che la gente è stata sepolta in modo molto ordinato. Cercavano di seguire la normale procedura delle sepolture cristiane. Si sforzavano di mantenere una parvenza di normalità anche qui, nell'orribile epicentro della catastrofe. Quando finalmente la peste nera recede, ha ucciso un terzo della popolazione europea. Una percentuale che oggi equivarrebbe a 240 milioni di persone. Il bilancio delle vittime, i costi e le conseguenze di questo disastro non hanno eguali. La peste nera è stato il più grave disastro che il genere umano abbia mai conosciuto. I sintomi erano orribili e degradanti. Ha seminato paura e umiliazione. Era improvvisa e letale. È stata l'ultima pandemia, il peggior disastro naturale che il genere umano abbia mai dovuto affrontare. E dunque non sorprende che tuttora, 700 anni dopo, lo ricordiamo con orrore. Le catastrofi presenti in classifica hanno poco in comune. Sono disastri meteorologici, biologici, geologici. Hanno colpito ogni continente e causato orrori indicibili. Nessun luogo può dirsi al sicuro. Eppure, siamo ancora qui. Siamo i sopravvissuti, i membri di una specie adattabile come nessun'altra. Ora dobbiamo fare tesoro dei moniti della storia e prepararci ai disastri futuri. Perché torneranno a colpire.